Io ho sentito tutte critiche Sì, positive. devo dire che non me lo aspettavo. A parte che quando si fanno questo tipo di proiezioni bisogna sempre mettere una specie di tara, Essere no? sempre Ai pessimisti, magari commenti. per Sì, no, ma anche poter perché vivere tu meglio poi. presupponi anche che magari non tutti abbiano il coraggio di dirti in faccia quello che pensano. Quindi sicuramente qualcuno magari ti fa un complimento lì per lì e poi dietro le spalle ti dà subito appena No, esci però dalla parliamo sala parliamo di ti dà addetti ai lavori, non subito parliamo di una pugnalata. spettatori. Ma guarda che gli addetti ai lavori sono peggio, sono i più feroci. E anche perché in questo ambiente, tu lo sai, ci sta molta invidia, molta cattiveria, molte gelosie, quindi non so, proprio gli addetti ai lavori mi fanno più paura. Invece devo dire che l'ho visto abbastanza convinzione, Perché in anzi. passato per un tuo film ho visto che è stato proprio demolito da un paio di critici. Sì. Questo proprio, ho visto questa cosa. Invece io, tra l'altro, che sono piuttosto severo, come sai, come critica, ho visto forse una, come dire, forse quasi un'oppressione, ecco, quasi una mancanza di sfogo, perché questo libro, questo film doveva, perché dava ampi margini di articolazione. Cioè, nel senso poteva essere Poteva essere direttamente molto più fatto un direttamente un lungometraggio. lungometraggio, sicuramente Beh, non è penso. escluso che Ma lo si infatti, possa fare. conoscendoti, so che ci hai pensato sicuramente dopo questo Sì, però adesso ho successo. altri progetti e quindi semmai lo faremo più in là. Va Poi parleremo anche dei progetti, comunque, bene. presto. Comunque, no, torniamo invece al Jack Lametta. Jack Lametta praticamente all'epoca ha terrorizzato un'intera città. Ma com'è possibile che, tra l'altro, agiva di giorno, soprattutto, in mezzo ai passanti, com'è possibile che non sia stato mai preso, secondo te? Ma proprio per Non c'è questo, stato perché. forse un impegno minore da parte degli inquirenti rispetto a un caso di omicidio, magari? Non credo. E la verità è che proprio perché agiva in pieno giorno e tra la gente, paradossalmente è più facile passare inosservati. Magari in un vicolo buio di notte uno sta più allertato, capito? Dai lì. Quartiere Appio Tuscolano sappiamo tutti che è molto molto popoloso, c'è un via vai continuo di gente per la strada, ci sono tanti negozi, entra, esci, fai, quindi è più facile passare inosservati in Ci vuole molto questo. sangue freddo perché può essere preso dopo un Beh, ma il secondo. gusto è proprio quello, no? Ogni volta la sfida con se stesso, ogni volta che rimane indenne e che non viene acciuffato, per usare un termine a te caro, per lui è una grossa soddisfazione, cioè un grosso pathos. Una grossa eccitazione, no? Per il No, maniaco. diciamo che ho detto acciuffato perché nel film voi avete Sì, ma sto dato un. Avete. scherzando. No! Mi faceva ridere il termine, Avete però, voglio individuato un dire. colpevole, visto che Sì. aveva i capelli lunghi, ho pensato a ciuffare. Ecco, sì. Giusto? Siccome tra l'altro tutti hanno i capelli lunghi, gli attori del corto, quindi in realtà non hai rivelato il finale, diciamo, Certo, a l'ho beneficio del detto. pubblico. Sì, non volevo rivelare il finale, comunque, Ecco. sicuramente. Bene. Bene, a questo punto invece passiamo ancora a Amy. Sì. Dimmi tutto. Ti ha portato, diciamo no, perché a questo punto vorrei leggermente allontanarmi un attimo dal film e parlare un Bene, attimo anche direi che è di Amy. giusto. Meno male che mi chiama Amy oggi, vabbè. Perché, ah, perché no, perché è successo qui? Adesso possiamo anche dirlo. Dai, dai, Lo diciamolo. diciamo? Posso dirlo? Dillo tu. Ricevo una chiamata al numero privato. Pronto? Sì, salve, parlo con Elisabetta Rocchetti. No, no, sono Amy Berico. Vabbè, ci siamo fatti due È risate. successo che L'importante è questo. Pierfrancesco Campanella mi aveva dato un numero sbagliato. No. Secondo la mia versione, io ho dato il numero giusto, è lui che l'ha trascritto nel modo, invertendo i nomi, con i numeri, Vabbè, comunque è delle stata una cosa attrici. simpatica, Questa è dai. una cosa simpatica, un Sì. aneddoto che forse Amy ricorderà. Ricorderò con Ricorderà. Allora, simpatia. Amy, questo film Sì. ti ha portato. Io lo chiamo film breve a questo punto, più che corto, perché anche Sì. perché il titolo è Taglia Corto. Il titolo, beh, è Si inutile spiega da che si spiega da solo. solo, chiaramente. Ti ha portato fortuna. Cosa è successo subito dopo il. A parte che, cioè, diciamo quello che sanno tutti è quello che tu hai Sì. debuttato al bagaglino. Però, cosa è successo subito dopo il film? Insomma, ecco, quello che non sanno gli altri, vorrei Certo, no, no, sapere. subito dopo il film io ero decisa a partire in Perù perché una discografia grande di Lima mi ha chiamato e mi voleva far diventare la nuova Shakira del Perù, visto che qui in Italia per me era molto difficile uscire fuori, come un po' per tutti, perché è un mondo difficile. E stavo per
per partire quando un mio amico che, con cui facevo piano bar mi ha detto: guarda, mi conosco il maestro Piero Pintucci, portiamo un demo a lui, facciamoglielo sentire prima di partire in Perù. Sono andato, ha fatto sentire questo demo il grande maestro Pintucci, che anzi lo saluto in modo molto caloroso, si è commosso davanti alla mia canzone. La faccio corta, comunque mi ha mandato a fare. La canzone tua era? Scritta da te? No, ho interpretato una canzone di Alex Baroni, che lo ricordo con gioia. Purtroppo abbiamo perso un grande, insomma, un grandissimo. E quindi grazie a lui, anche forse dal cielo, mi ha mandato questo regalo e mi ha mandato a questo provino dove cercavano Gabriella Ferri. Pier Francesco Pingitore ha rivisto in me un po' negli occhi, nell'espressione, nel modo anche aggressivo, appunto, che forse questa aggressività allora mi colpisce davvero e colpisce anche l'età, come stavamo parlando. Ha detto: no, ti voglio come Gabriella Ferri. È nata così e ho debuttato al Bagaglino in questo spettacolo che si chiama Roma. E dopodiché Pier Francesco Pingitore mi ha detto: guarda, non eri in programma, però sono rimasto talmente innamorato della tua professionalità, della tua voce, del modo di ballare, che ti voglio affiancare a Ida Jespica. E così è partita questa avventura che per me è stata assolutamente inaspettata e quindi vissuta nel pieno delle emozioni. Come hai reagito? A parte quando ti hanno in qualche modo detto di interpretare effettivamente Gabriella Ferri, perché era una corona importante, ha scritto le pagine più belle della musica forse romana, ma anche nazionale. Sì. Per me è stato difficile, proprio perché lei era una persona che trasmetteva così tanto. Io non la conoscevo, essendo così giovane conoscevo poco, ho dovuto molto studiarla nei minimi particolari. Spero di esserci riuscita e comunque anche lei, come Alex Baroni, mi ha portato fortuna e mi ha portato Io Pago, che all'inizio è stato difficile perché non stai in mezzo a gente comune, stai in mezzo a dei grandi come Oreste Lionello, che saluto, Martufello e tutta l'equipe che sono veramente dei grandi. Io anche Pier Francesco Pingitore, ciao Emi, che mi saluta così. Saluto anche il mio amico Gianluca Ramazzotti, che sono più volte qui. Gianluca Ramazzotti, grandissimo. E quindi niente, avevo dei grandi, quindi inizio era un po' così, un po' terrorizzata da questa cosa. Invece devo dire che il Bagaglino ha una grande caratteristica, che è una grande famiglia. Una famiglia che ti sta molto dietro, ti aiuta e devo dire che mi sono veramente trovata bene. Li ringrazio tuttora di questa bellissima opportunità ed esperienza. Bene, ritorniamo. Volevo anche dire che evidentemente il nome Pier Francesco è nel destino di Eni. È vero, è nel mio destino. Chi è il prossimo Pier Francesco? Non c'è due senza il tre? Vediamo, dai. Aspettare, non sappiamo. Anche lì non c'è due senza il tre, Alex Baroni, Gabriella Ferri, in qualche modo anche Totò. Certamente, visto che respira Totò. No, perché stavo già facendo i debiti scongiuri. No, e Io Pago è stato geniale, perché proprio in questo momento, un colpo tra le tasse, quello che stiamo subendo da tutto. Volevo fare una piccola precisazione, Antonio. Tu hai parlato della commedia di Totò, Io Pago. Non esiste nessuna commedia di Totò. È un'affermazione. È una battuta di un film, punto, che viene ripresa continuamente a Striscia la Notizia. Io Pago. Quando fanno i casi scandalosi degli sperperi dei comuni. C'è anche una battuta dei telegiornali, detta da Di Pietro, pronunciata da Di Pietro, e paga pantalone. Ecco. Potrebbe però essere. Però comunque solo questo a beneficio del nostro pubblico, che spesso, sai, la gente è meno disinformata di quanto non immaginiamo. Non esiste nessuna commedia di Totò che si chiama Io Pago. È una battuta detta in un film. Punto. Io ho detto questo prima. Sì, hai detto commedia. Ah, perfetto. Quanto puntualizzo oggi. Francesco, quanto viene Francesco. È una battuta detta in un film, giustamente. Si segna tutto, c'è il libretto, il taccuino, qua, ogni cosa. E adesso è diventata il tormentone di Striscia Notizia, appunto, ogni volta che c'è qualche caso scandaloso da denunciare, di sperpero di denaro pubblico. Che attualmente, diciamo che, ecco, adesso il discorso, prima parlavi del fatto della gente più cattiva, forse c'è più attenzione adesso alla mediaticità in qualche modo? C'è più attenzione, scusa? Da parte del pubblico. A che cosa? Scusa, non ho capito. Faccio una domanda di riserva. Un aiutino. Rispetto a prima, c'è una maggiore attenzione rispetto alla prima, di fronte all'esposizione mediatica, appunto, delle notizie? Delle brutte notizie, diciamo. Brutte notizie, parliamo soprattutto di quelle brutte, perché stranamente quelle belle non fanno notizie, appunto, solo quelle brutte, chissà perché, si ricoppano e vengono enfatizzate. Sì, certo. Dicevo anche prima, per collegarmi al discorso che facevo, che la spietata lotta all'ascolto, all'audience tra le reti televisive ha generato una continua ricerca di casi al di sopra delle righe da proporre alla gente, perché la gente da una parte è assuefatta alle brutte notizie e che quindi in parte è indifferente. Ciò resta più indifferente.